Loro invece hanno fatto tre scarpe diverse per tre tipologie di allenamento diverse e secondo me hanno fatto una scelta super. Di solito acquistare una scarpa mid-range, ossia un modello che si colloca a metà strada tra una versione premium e una entry, viene vista con scetticismo per varie ragioni. Ma qui, oggi, non posso negare, anche se solo dopo aver calzata per qualche secondo questa scarpa, la Saucony Endorphin Speed, mi sono reso conto di trovarmi davanti non soltanto a una scarpa veloce, ma anche alla migliore innovazione del 2020. Senza spendere una fortuna, mentre gli altri, e sapete di chi parlo, hanno aumentato i prezzi senza davvero aggiungere grosso valore al podistamatore, questa Speed, secondo noi, rappresenta l'innovazione del 2020. A volte non servono nemmeno troppi giri di parole, ci troviamo davanti ad un gioiello che credo tutti noi podisti amatori, soprattutto quelli veloci, devono pensare ad acquistare all'inizio del 2021. Veniamo comunque alle spec, partendo ovviamente, come al solito, dal differenziale. Da oramai 8 anni il drop di Saucony è proprio 8, a partire dalle Triumph 9, prima era di 12 mm, ma l'azienda americana cambiò per adeguarsi all'innovazione del tempo, udite udite, le Nike Free 3.0. Ad ogni modo, 35,5 mm nel tallone, 27,5 mm nell'avampiede, drop 8, 225 grammi di peso nella taglia 9, una scarpa davvero molto leggera, si sente sicuramente appena presa in mano, come abbiamo anche visto nell'unboxing fatto da Andrea qualche mese fa. Noi ora abbiamo fatto oltre 100 km, appena raggiungeremo le 3000 views, chiaramente faremo una recensione completa con Andrea in pista e vi racconteremo tutte le impressioni dettagliate. Le Speed adottano una tomaia in form fit, in mesh decisamente traspirante, relativamente elastica, ma che si adatta perfettamente al piede. L'avampiede è relativamente stretto, ma non così costringente come invece sappiamo essere le principali scarpe da gara. Non preoccupatevi se pensate che la scarpa sia un po' instabile per questa caratteristica, il piede sarà assolutamente bloccato, grazie soprattutto a una conchiglia che comunque offre protezione sia al tendine d'Achille sia al calcagno. Abbiamo anche apprezzato molto gli elementi riflettenti che invece mancano nella versione Pro. Presenti sulla conchiglia del tallone, consentono di correre adeguatamente e ben protetti in queste serate invernali che nascondono ogni tanto delle insidie per il rischio di automobilisti indisciplinati. La linguetta è agganciata e potrebbe in alcuni casi spostarsi lateralmente, di certo è molto traspirante. Per quanto riguarda l'intersuola ci sono fondamentalmente due cose da notare. La mescola, che si chiama Power Run PB, ma forse se fossi stato del marketing Saucony l'avrei chiamata Power Run X, proprio perché la sensazione in corsa ricorda quella della mescola più famosa al mondo, dei famosi record fatti nel 2017, 18 e 19. La seconda cosa da dire è che la piastra, a differenza della versione Pro che abbiamo qui di fianco, non è in carbonio ma è in nylon, cosa che rende la corsa meno reattiva ma al tempo stesso più protettiva e comunque molto veloce. La sensazione sul tappeto, che rimbalzo e in generale una corsa rimbalzante, sono molto evidenti. Non avrete invece un perfetto appoggio al terreno perché questa scarpa è molto protettiva grazie ai 35 mm di altezza dal suolo, ma al tempo stesso parzialmente instabile. Resta però una scarpa super riposante perché a 3 settimane dalla maratona, famosa maratona di Reggio Emilia, sono riuscito a correre un lungo di 42 km in 2 ore 46 e posso dire che il giorno successivo non ho avuto nessun dolore muscolare evidente. Per quanto riguarda la suola, ha una dose ben distribuita di gomma relativamente sottile. Dalla forma triangolare nell'avampiede, invece strategicamente posizionate a forma di J sul tallone. Veniamo comunque al
principale problema insito nel design della scarpa stessa. Per chi ci segue da un po', non è davvero una sorpresa, la scarpa è instabile per la combinazione di intersuola morbida, altezza importante dal suolo e, lasciatemelo dire, anche la piastra in nylon, nonostante la piattaforma davvero ampia nell'avampiede. Se poi ci aggiungete che il grip è lontano dalla perfezione, non posso sicuramente definirla come la scarpa ideale, però questa Endorphin Speed, con tutta la tecnologia presente nell'intersuola, rappresenta magistralmente una scarpa che consiglio a molti per gli allenamenti intensi, nei medi e nelle ripetute danno il meglio di sé e vi faranno sentire più veloci rispetto alla vostra biomeccanica di corsa abituale. E qui torniamo alla partenza, al discorso iniziato all'inizio del video. Non esiste, secondo noi, nessuna scarpa non da gara che vi consenta di correre così velocemente come questa Endorphin Speed. Proprio vero che l'innovazione delle scarpe da running sta aiutando noi podisti amatori a correre meglio, detto ciò sappiate però che lo studio di McLeod suggerisce che la risposta biomeccanica dipende molto dall'anatomia umana. Quindi se è vero che a noi è piaciuta molto, ad altri potrebbe in effetti non piacere. Proprio per questo vi invitiamo ad iscrivervi al canale, a attivare le notifiche e a seguirci nelle prossime settimane quando parleremo di ulteriori scarpe da corsa che invece potrebbero essere più adatte al vostro modo di correre. Lascio comunque a coloro che sono interessati qualche link qua sotto per l'acquisto. Sappiate che non esiste solitamente un paio di scarpe che piace sia a me sia ad Andrea. Ora vedo con il Pode Podista dalla pista di Garbagnate cosa ne pensa lui. Gli lascio la parola e comunque nei prossimi giorni continueremo a parlare di scarpe e se riusciamo, se non nevicherà più di tanto, cercheremo di fare anche la recensione delle 5 scarpe migliori del 2020. Ciao Andrea, oggi faremo per la seconda volta. Qualche minuto fa il tuo microfono non ha funzionato e sappiamo che non va bene. Faremo oggi la recensione delle Saucony Endorphin Speed. Cosa ne pensi di questa scarpa? Sono una scarpa con una mescola molto morbida, davvero tanto reattiva in questo caso, quindi sono molto contento. Peccato che siano di Max queste scarpe, ma anche solamente la prima calzata, i primi 50 metri ti dico che le avrei comprate. Come trovi, Andrea, il fatto che Saucony ha sviluppato 3 scarpe della linea Endorphin? Cosa ne pensi? Allora, io ero molto critico e molto titubante con Adidas perché avevo detto che aveva fatto tutte le scarpe uguali praticamente. Loro invece hanno fatto 3 scarpe diverse per 3 tipologie di allenamento diverse. Secondo me hanno fatto una scelta super. Chi è amante del marchio Saucony se le potrebbe prendere tutte e 3 e avere il parco scarpe per 2-3 mesi, forse anche 4 di allenamenti e gare. Tra l'altro noi nei prossimi giorni faremo anche la recensione delle Pro, poi vediamo se comprare le Shift, dipende un po' come al solito dalle visualizzazioni. Speriamo. Quante? 3.000? In questo caso 9.000. A chi sono adatte secondo te queste? Queste sono scarpe da lavori veloci, io ti direi persone comunque relativamente leggere, io ho detto 72 kg per non dirne 75 in giù. Comunque la mescola è davvero morbida e si rischia che sopra i 70 kg dopo si spiaccichino abbastanza velocemente, si appiattisca, si perda la sua ammortizzazione, la sua reattività. Ti direi sopra i 70 kg ci sono altre scarpe come le Rincon, secondo me, che si possono utilizzare meglio. E i ritmi, ti direi, sotto i 4,30 vanno bene un po' per tutti. E credi invece che sopra i 4,30 non convenga utilizzare questa scarpa? Ma credo che alla fine la sua velocità e reattività sopra i 4,30 non venga sfruttata abbastanza, quindi andrei su altre scarpe. Per dirti, anche una Pegasus secondo me potrebbe andare bene. Ovvio, se la voglio utilizzare non è male, è comunque una scarpa che aiuta la corsa veloce. E quali pensi che siano i pro e i cons di questa scarpa? Questo Power Run Plus che non si secca, non si indurisce nel periodo invernale, è davvero molto reattivo.
È una scarpa molto comoda, molto morbida, che invece con le Kinvara, come ho detto, non riuscivo a sfruttare. L'unico contro, ma non lo so, bisognerebbe valutarla un po' di più, è che qua all'interno, nel mesopiede, nell'avampiede, la sento cedere un po'. Faremo in effetti la recensione completa se raggiungeremo le 3.000 views. Tieni conto comunque che è stata usata da me per una maratona. Sì, no, è vero, però 50 km per far cedere così una scarpa, no, quindi secondo me è proprio una loro caratteristica sicuramente voluta che ho paura che magari tipo sulla preparazione della maratona con 20-25 km di medio sia un po' per dei preparatori lievi come me dopo diventi un po' un problema. Il solito amico di Instagram ci ha chiesto come mai non apriamo le scarpe. Non le tagliamo, non le seguiamo per due motivi. Primo perché credo che interessi davvero a pochi. Credo che poi rovinare delle scarpe sia un po' un peccato mortale per noi runner e poi soprattutto perché noi le scarpe usate le diamo a chi ne ha più bisogno. Va bene, grazie Andrea, cerca di allenarti durante il mese di gennaio, speriamo di vederci prossimamente. Speriamo proprio di sì, che ci siamo un po' rotti.